10 segni per capire se la tua attrazione è ricambiata. Ah, essere innamorati, che sensazione meravigliosa! Ma che stress quando stai sempre lì a chiederti se i tuoi sentimenti siano ricambiati. Non c'è niente di peggio dell'amore non ricambiato, si sa. Fortunatamente, il linguaggio del corpo ci viene in aiuto per mostrarci esattamente ciò che gli altri sentono verso di noi. Quali sono quindi questi segnali per capire se l'attrazione è reciproca? Scopriamolo insieme! Ma prima di farlo, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di abilitare le notifiche per non perderti nessuno dei nostri prossimi video. 10. Imitazione. Conosci il detto "la scimmia vede, la scimmia fa"? Beh, lo stesso principio vale anche per noi umani. Se piace a qualcuno, lui o lei tenterà ad imitarti. Basterà che presti attenzione ai gesti, alle espressioni facciali, alle pose della persona che ti interessa mentre ci parli. Se quel qualcuno speciale sta proprio davanti a te, imita il tuo tono di voce e il linguaggio corporeo con un leggero ritardo o usa addirittura le esatte parole o espressioni che usi tu, caso chiuso. La tua cotta è senza dubbio ricambiata, o quantomeno c'è interesse speciale e varrà la pena conoscersi meglio. Vedi? In questo caso copiare spudoratamente fa bene. 9. Contatti casuali. Se un ragazzo o una ragazza cercano ogni scusa per sfiorarti o toccarti, è probabile che sentano qualcosa per te. Non si tratta di nulla di sessualmente inappropriato. Parliamo solo di piccoli tocchi, timidi contatti anche solo con la manica della tua camicia, magari. L'attrazione verso qualcuno comporta sempre un istinto ad avere un contatto fisico con la persona desiderata. Se il tuo lui o lei si sentono particolarmente convinti, possono anche toccare per caso il tuo braccio o la tua spalla durante la conversazione. Non importa quanto sia alta la loro autostima. Chi è innamorato è sempre nervoso all'idea di sfiorare il proprio oggetto del desiderio. Quindi saranno sempre tentativi molto impacciati. Se sai cosa guardare, vedrai che questo comportamento ti salterà agli occhi. 8. Avvicinarsi. Non c'è da stupirsi che quando siamo pazzi d'amore, vogliamo ridurre quanto più possibile la distanza che ci separa dal nostro oggetto del desiderio. Se noti quindi che chi ti piace cerca di avvicinarsi a te e ridurre la distanza che vi separa, è decisamente un buon segnale. Magari quel qualcuno cerca sempre di sedersi accanto a te anche quando ci sono un sacco di altri posti liberi, o magari si china leggermente verso di te mentre parlate. Puoi addirittura vedere che si mette a spostare gli oggetti che si frappongono tra di voi, ma ci arriveremo dopo. Tutti questi segnali significano una cosa sola: la tua cotta è ricambiata. 7. Guardare le labbra. Se parli con la persona che ti piace e noti che il suo sguardo di tanto in tanto indugia sulle tue labbra, congratulazioni! Quella persona è decisamente attratta da te. Si tratta di un segnale involontario e totalmente istintivo e lampante che indica il desiderio di baciare qualcuno. Quando si è innamorati, si è attratti da qualcuno sia mentalmente che fisicamente. Ecco perché sbirciare le labbra è un indicatore evidente che tra due persone stia succedendo qualcosa. Altro segnale simile è osservare se le labbra di qualcuno sono leggermente aperte mentre ti guarda o vi parlate. Anche qui si tratta di un semaforo verde verso qualcosa di speciale. 6. Mantenere il contatto visivo. Potrai non accorgertene, ma quando ti senti a disagio o provi fastidio o timore verso qualcuno, cerchi di limitare il più possibile il contatto visivo con quella persona. Ma c'è anche il caso contrario. Quando si è davvero attratti da qualcuno, si vuole guardare quella persona negli occhi il più possibile. Il contatto visivo è un segnale molto ovvio di interesse nei tuoi confronti da parte della persona a cui stai parlando. Nessuno guarderebbe dritto negli occhi più del dovuto qualcuno se non ci fosse un interesse personale, giusto? Insomma, se il tuo oggetto del desiderio non riesce a toglierti gli occhi di dosso, significa che ad avere una cotta siete in due. 5. Prestare attenzione. Questo punto vale più per gli uomini che per le donne, le quali sono per natura osservatrici. Quindi, care signore, se la vostra cotta si ricorda sempre le cose che avete detto o fa caso ad ogni piccolo cambiamento nel vostro aspetto, come un leggero taglio di capelli o una pettinatura diversa, è probabile che anche lui senta qualcosa per voi. Dimostra che presta molta attenzione a te e registra nella mente ogni minima informazione.
Mentre voi, cari signori, sappiate che è un gran buon segno quando una donna nota tutto sul vostro conto. Significa che ci tiene davvero a voi, che si tratti di un'attrazione romantica oppure no. 4. Mani sudate. Sentire che il cuore parte al galoppo ogni volta che quel qualcuno vi si avvicina non è soltanto un modo di dire. Ci sono studi che confermano che il battito cardiaco accelera davvero quando si è vicini a chi ci piace. Succede a causa di un'impennata dei livelli di adrenalina. E le mani sudate cosa c'entrano? Beh, il battito cardiaco accelerato si accompagna a degli evidenti sintomi di eccitazione. Uno di questi è la sudorazione. A meno che non abbiate il super udito di Superman in persona, non potete accorgervi del battito che accelera, ma potete accorgervi benissimo se gli stanno sudando le mani. Ecco la prova che cercavate. 3. Rimuovere le barriere. Gli psicologi sanno bene che quando comunichiamo con qualcuno che non ci piace, poniamo inconsciamente degli oggetti che ci separino da quella persona. Si può trattare di una borsa, un giornale, una tazza o qualsiasi oggetto a portata di mano. Può succedere, anche perché non vuoi davvero aprirti verso quella persona in particolare o magari non ti va di socializzare. Ma anche qui esiste il caso contrario. Quando qualcuno è attratto da te, tende a rimuovere ogni ostacolo che si frapponga fra voi. Fai attenzione quindi a questo piccolo dettaglio la prossima volta che parli a quel lui o lei che ti piace. 2. Cambiamenti nel tono di voce. La scienza dimostra che quando si è attratti da qualcuno, la voce per istinto si altera in presenza della persona desiderata. Succede sia negli uomini che nelle donne. Gli uomini cercano inconsciamente di parlare con un timbro più basso per sembrare più maschi. Le donne invece addolciscono la voce per sembrare più affettuose e comprensive. Può essere difficile accorgersi di questi cambiamenti dato che sono davvero appena accennati, ma quando sai cosa ascoltare potrai accorgertene. Magari la prossima volta che ti troverai a tu per tu con quella persona che ti piace e capirai un po' meglio se tra voi può succedere qualcosa. 1. Cambiamenti nell'andatura. Un interessante studio psicologico ha scoperto che se un uomo o una donna sono attratti da qualcuno, cercheranno inconsciamente di adattare il loro passo a quello del loro interesse amoroso. So che sembra strano, ma è proprio così. Nel corso della ricerca, uomini e donne che non avevano alcun interesse reciproco non facevano nulla per stare al passo con il loro partner nel test. In un altro gruppo invece, composto da persone che condividevano sentimenti reciproci, si è visto come ognuno cercasse di adattarsi al passo del partner quanto più possibile. Non è quindi difficile capire se la tua cotta è ricambiata. Prova a fare due passi con lui o lei, rallenta il passo e vedi se il tuo possibile futuro amore fa altrettanto. Conosci altri segnali di attrazione non verbali? Raccontali anche a noi qui sotto nei commenti. Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici, magari li aiuterai nella loro vita amorosa. Ricordati di restare qui con noi, unisciti al lato positivo e speriamo di rivederti presto.